Siamo adesso sul terreno cosentino, il comune di Diamante si riappropria della torre del semaforo, uno dei simboli della città, firmato l'atto con il quale il demanio trasferisce la proprietà al municipio. Vediamo. È uno dei luoghi simbolo della città di Diamante, la torretta ex stazione di vedetta, conosciuta come la Torre del Semaforo, edificata nel XVI secolo dal principe di Bisignano Girolamo Sanseverino. Adesso la costruzione, di grande valenza storico-culturale, è stata consegnata al comune di Diamante. Una solenne cerimonia nella sala consiliare per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento da parte del demanio. Si tratta di un'importante acquisizione per il comune. Il bene dunque viene restituito alla città dopo un lungo lavoro di restauro. Abbiamo avuto dei fondi da parte del Ministero dell'Ambiente, devo dire con grandissima disponibilità da parte del Ministero, ci ha dato oltre 300.000 euro per poter restaurare questo bene. Noi, in sintonia con il Demanio, abbiamo fatto l'appalto. La ditta che ha vinto l'appalto ha lavorato, come lei vede, con il cesello, perché non è stato toccato assolutamente niente, è stato solo valorizzato quello che c'era, e siamo riusciti ad restituire alla nostra collettività un bene che rappresenta un po' la memoria storica di questa città. La torre è situata nel centro storico della cittadina del Tirreno Cosentino. La consegna al comune nell'ambito dei programmi di federalismo culturale attuati dall'Agenzia del Demanio. Il trasferimento del bene dello Stato al Comune avviene a fronte di un progetto che il Comune presenta, che viene approvato anche dal Ministero dei Beni Culturali. Qui ci sono state le condizioni per creare tutto questo. Il Comune si è assunto l'onere di fare un investimento importante e quindi volentieri lo Stato ha passato la proprietà al Comune di questa torre, che rischiava di diventare un simbolo di degrado e invece tornerà a splendere come merita. Per la